Un parco urbano in stile europeo nascerà nel 2019 nel quartiere di Pescaiola, tra via Uguccione della Fagiola e via Giovanni Acuto, a ridosso della tangenziale, che sarà comunque delimitata per contenere rumori e polveri. Campi sportivi, piste ciclabili, area fitness, relax e ristoro, giochi inclusivi e bagni pubblici caratterizzeranno l'area grazie ad un investimento di 2 milioni di euro. Verde neanche tanto mantenuta, è un'area marginale e verrà realizzato un vero e proprio parco, un parco moderno, un parco funzionale, un parco ricco di funzioni interne, perché ci saranno 3 campi polivalenti, un campo da pallacanestro, 2 aree giochi per i più piccoli e per i più grandi, un'area fitness, un bar con ristorante, quindi sarà veramente un parco europeo, mi verrebbe di dire, con tutte le funzioni tali da farlo vivere 12 mesi all'anno. Diventerà un importante parco cittadino perché andrà a servizio di un'area densamente abitata, che è quella posta tra Pescaiola e San Donato, dove ci sono altri parchi, ma sono parchi molto più limitati nelle proprie funzioni, hanno soltanto delle piccole aree giochi, quindi sicuramente quest'area godrà di un vero importante parco pubblico, forse diventerà il più importante come funzioni, poi magari non come numeri, come presenze, ma come funzioni sì, perché è progettato in anni in cui si pensa a tutto tondo a far vivere un parco. Il cantiere inizierà più o meno a gennaio, febbraio del prossimo anno, è un intervento, diciamo, abbastanza complesso, perché quando si parla di parchi si parla di impianti, si parla di vegetazione, si parla di pavimentazioni, quindi strutture edilizie. Saranno, ecco, di particolare pregio, soprattutto quella legata al ristoro, perché avrà un dehors molto, molto ampio, dove la gente si potrà fermare non solo per il panino, ma anche per una periscena, suppongo, o cose del genere. Particolarmente curate anche l'area giochi, se non sarà l'area giochi piccola con i giochi, diciamo, soliti che siamo abituati a vedere nei parchi, ma saranno giochi, diciamo, unici, diciamo, per la loro grandezza e quindi saranno anche divertenti e si spera molto fruiti dai ragazzi. Ecco, il tempo, insomma, entro il quale gli aretini potranno godere di questa novità? Beh, conterei entro fine 2019 che i lavori vengano finiti. Tra l'altro il dottor Strazzullo ha detto di queste aree giochi saranno anche aree giochi con giochi inclusivi, molto importante, quindi anche i bambini che hanno problemi di disabilità potranno venire qui e divertirsi insieme agli altri.